Abbiamo trascorso due bellissimi giorni in Toscana, a Pietrasanta, nei luoghi meravigliosi tra città e natura. Non poteva mancare un'esperienza degustativa in una location magica che vi faremo scoprire tra pochi istanti. Ci troviamo nel giardino segreto di Sementis e siamo a tavola e stiamo aspettando i nostri piatti, che è un segreto, non sappiamo che cosa ci porteranno, però siamo sicuri che sarà tutto buonissimo perché abbiamo già visto il menu ed è fantastico. Oltre al menu alla carta c'è anche i viaggi di Sementis, che ogni settimana cambia, e grazie a questo QR code, che basta prendere il cellulare e scoprire il menù. Abbiamo mangiato benissimo, poi l'ambiente è veramente intimo, è incredibile, bellissimo. Questa mattina ci siamo svegliati nel piano centro della città. Dopo la colazione siamo pronti per scoprire questo bellissimo borgo. Stiamo percorrendo un percorsino molto ripido, però arriviamo alle mura della città, dove hanno detto che si vedrà anche il mare. Ora è il tempo di volare. Ci troviamo nella piazza del Duomo. Thank you.
mare mosso con la sua grande energia ci ha donato uno spettacolo unico. Vi presentiamo Masha e Luca, due anime meravigliose che ci hanno raccontato il percorso di consapevolezza attraverso il loro progetto. Ciao, siamo Masha. Io sono Luca, benvenuti da Sementis. Questo progetto è frutto di una filosofia di vita in cui crediamo tantissimo e da una scelta di vita che è partita ormai 6 anni fa. Quando abbiamo cambiato alimentazione. Ci siamo incontrati e un percorso spirituale ci ha portato a fare questo tipo di scelta e quindi a lasciare negli anni poi i nostri lavori precedenti per dedicarci totalmente alla cucina vegetale e per diffondere questo tipo di valori e questo tipo di cucina vegetale ed ecosostenibile. L'idea di creare un posto che fosse anche per gli altri una fonte di ispirazione, una fonte di conoscenza per tutto quello che riguarda la cucina vegetale e ciò che è legato al biologico e alla cura sia della persona, dell'anima e del cibo. Sveglio di consapevolezza che mi ha portato ad essere sempre più in linea con quelli che sentivo dei valori profondi e importanti per la mia vita, quindi ad essere in qualche modo sempre più coerente con questi valori. Ci siamo domandati cos'era la cosa che potevamo fare noi stessi, che potevamo iniziare a fare per creare già un cambiamento, sia in noi che negli altri. Per me Sementis è una casa, è il modo che ho di lavorare insieme a Masha e quindi di condividere con lei ogni parte della mia vita. È una grande palestra di confronti, di lezioni, un luogo in cui si imparano tante cose, ci si impara a relazionare con gli altri, si impara a dare agli altri benessere, soddisfazione quando vengono qua i nostri ospiti a mangiare, trasferire a loro le nostre esperienze, le nostre emozioni, ciò che ci piace, condividere con loro quelle che sono le nostre passioni. E quindi è una grande occasione di arricchimento e di crescita. Per me il punto più bello è il giardino segreto, perché per noi è stato proprio bellissimo vederlo rifiorire negli anni. Sono nati tantissimi fiori, piante, ci sono le nostre erbe aromatiche ed è un luogo che anche i nostri clienti apprezzano tantissimo perché è un piccolo pezzetto di natura, diciamo, nella città. È un luogo inaspettato. Queste lampade si chiamano pet lamp e sono realizzate attraverso l'utilizzo di bottiglie di plastica riciclate. Visto che c'è molto il problema appunto della plastica, questa azienda ha coinvolto delle donne nel sud del mondo anche per introdurle nel mondo del lavoro, che sono completamente diverse l'una dall'altra, quindi uniche anche. Pachamama è un'opera che rappresenta madre terra, madre natura, si vede dall'alto il firmamento che entra all'interno del suo corpo, dalla natura fino alla terra. La scritta è stata fatta durante l'inaugurazione di Sementis proprio da un artista street artist che si chiama Ivan Tresoldi e rappresenta un po' concettualmente la nostra filosofia. L'angolo più bello di Sementis è difficile trovarlo perché in ogni occasione, ogni situazione ha un angolo in cui mi piace stare di più, mi piace stare molto dietro al bancone
quando accolgo le persone, quando parlo con loro alla fine della cena per sapere come è andata, se è andato tutto bene, perché è vero che li interroghiamo spesso durante la cena, anche troppo forse, perché ci teniamo a sapere se le persone sono al proprio agio. Quando abbiamo aperto Sementis abbiamo subito capito che non volevamo essere solamente un ristorante, ma volevamo appunto che all'interno ci fossero diverse realtà olistiche, cioè che fosse un mondo che racchiudesse il benessere a 360 gradi della persona. Quindi diciamo quello che ci differenzia da altri ristoranti è proprio che il nutrimento che offriamo non è soltanto il nutrimento del corpo, quindi attraverso l'alimentazione, ma cerchiamo insomma di offrire un nutrimento più ampio attraverso appunto la creazione di incontri, conferenze, corsi di cucina, piuttosto che i corsi di yoga ed anche attraverso l'accoglienza con le stanze. Pietrasanta è una città bellissima perché è una città d'arte, ricca di storia, ricca di cultura, e questo è uno dei motivi che ci ha spinto proprio ad aprire qua il nostro Sementis, il nostro posto speciale. E è un luogo veramente magico perché è a metà strada tra il mare e le montagne, siamo circondati da bellezza che veramente a perdita d'occhio. Ci sono le Alpi Apuane con le cave di marmo, i sentieri di trekking e gli sentieri speleologici all'interno degli antri dell'antro del Corchia o comunque nella Grotta del Vento. Francesco, la nostra guida di escursione da sogno ci porterà da Candalla per arrivare alle piscine naturali di Casoli, percorrendo il Rio Lombricese. Insieme percorreremo 7 km immersi nella meravigliosa natura della Versilia.